Scorpioncello? Che bello, lo scorpione! Che mi colpisce! Che bella cosa! Mi è passato l'appetito! Giovani, chi ha le spalle? Non è leale! Proprio saltano come le scimmie! O i canguri! A Voltor! O ti stacco le ali! Strade di veleno. Scorpion è stato avvistato al bacino idrico. Meglio controllare. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man con voi, Vincent. Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Oh, però. Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Ah. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Fantastico. Oh, mo sì. Wow, ma che... è un mare di veleno. Non può essere. Non può essere vero. Sarai... E invece è vero. Ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi hai iniettato. Che bello, e giustamente ci ha avvelenato, perché dopo tutto Scorpion cosa poteva farci? A parte avvelenarci? Nient'altro, a parte questo, tutta la vita va alla grande. Adesso andremo okay. Proprio a gonfie vele. Sono sicuro per ora, devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Oh, allora ci spetta Scorpion un'altra... Eccolo qua. Vabbè, fin quando è questa cosa riesco a farlo più velocemente. Poi vabbè, bisogna vedere. Che questo è il bello. Che bella cosa. Mi è passato l'appetito. Più o meno. Forse mettendo questo. Allee, vai. E la prima parte è fatta. Alla grande. Questa qui, boh, riassomiglia. Eh beh, ovvio. Seconda parte fatta. Ora ci manca solo la terza. Che non dovrebbe essere complicato. Tanto nulla può fermarmi a parte adesso. E invece no, è semplice. Vabbè, questi sono più semplici di quegli altri enigmi. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Fortunatamente. Devo però creare l'antidoto in fretta. Ok. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ISU è vicina. Speriamo sia stagione. Vabbè, ora stiamo semplicemente svolazzando fra... in mezzo a New York, piena di veleno. E sommersa dal veleno. Strano, ma vero. Che poi io mi domando, nella realtà, cioè in questo momento... La serra, finalmente! Nella serra dovrebbe esserci l'Eclipta Alba. Eccola! Vabbè, che fortuna. Dove è finita? È reale. Vabbè, stavo dicendo, in questo momento, chissà cosa starà accadendo nella realtà. Perché nella sua testa sta accadendo tutto ciò. Ma nella realtà cosa sta capitando? Doc, sembri... Ero prima che l'interfaccia neurale mi facesse la mente. Gli ossessioni mi tormentavano anche a lungo, ma l'interfaccia mi permetteva di abbandonarmi adesso. Sistemerò tutto, anche te. Credimi. Ah, Peter. Sempre pronto ad assumerti la responsabilità. Persino nelle situazioni più disperate. Non hai idea di quante volte il tuo interiore abile ottimismo mi abbia aiutato a superare il problema di lui. Non so pur perché a dire. Sul serio. Mi spiace, Doc. Mi spiace tanto. Sì, ti dispiace tanto. Il problema è che ora dobbiamo saltare da un'isola all'altra. Mo' veramente sta fregata proprio.
Cioè, il veleno ti ha creato tutte queste allucinazioni. Ma queste sono braccia. Cioè, delle braccia che mantengono delle isole. E io intanto mi incastro. La rete neurale sta prendendo il sopravvento. La rete neurale che ha contribuito a creare. La verità è che sei stato tu a ridurmi in questo stato. Senza di te non avrei compiuto nessuna di queste nefandezze. Avrei dovuto intuire. Non avrei dovuto lasciarti solo con quelle braccia. Buona fortuna. Quella è l'Eclipse d'Alba. Comunque, cioè, proprio sentite la voce. Avete sentito fino a mo' la voce di Peter? Cioè, è veramente preoccupato. No, ma questo è Scorpion. Sì, vabbè, stati bene. Cioè, se si mette in mezzo pure lui, stati bene. Buongiorno. Scorpion, come hai avuto questo numero? Sempre queste domande banali. Banali. Non è una cosa normale. Uè, che io ti denuncio, eh. E sarò pure Spider-Man e quindi denuncio. Non è che ne ho vado, mi sono passato in mezzo. Certo, non è stata per niente una cosa bella, perché metti che mi colpiva. Vado, meno male. La voce è grossa. Ma cioè, con uno come te, cosa dovrei fare? La voce è bella dolce, tipo... Ecco la stazione. Ciao, che bello, uno scorpione che non mi colpisce. Sono un shame. E siamo arrivati. Ecco la tropina. Ma va che ce la fanno scomparire di nuovo. Ehi, Harry, buonanotte, non ce ne usciamo più da qui, eh? La tropina è svanita. Ma che t'avevo detto? Oh, ma proprio... Cioè, sì. Che t'avevo detto? Che ti dicevo io? Permesso? Si può? In ritardo. A posto? Vedo svolazzare un bel po' di cose. Attenda, ancora ti arriva un giornale in testa, stati bene. Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene. Mo, se non ritorni come prima, le catene te le rompo in testa. Smettila di ingannare te stesso. Tu non aiuti mai nessuno. Non sei più. Oh! Vabbè, questo è difficile. Già lo so. Che bel sole, Sotto la piole. Sei in ritardo. In ritardo per la morte. Va! Un altro poi facevo canestro, ve lo dico io. Un po' più a sinistra, riesco a farlo. Sei in ritardo. Oh, basta, mo, hai rotto, Oh, ecco qua, eccomi, mannaggia, io sbagliavo che saltavo in quel modo. Che serviva a niente. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene. Oh, che fortuna. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti, te lo giuro. Smettila di ingannare te stesso. Tu non aiuti mai. Vabbè. Appunto, guarda caso, cioè, non aiuto nemmeno me stesso perché cado nell'oblio. Un oblio molto luminoso in realtà, Cioè, vorrei esprimere questo parere, questo mio parere. Lasciami provare! Appunto, lasciami io provare, cioè, fammi vedere se riesco. No. Madonna, fallito. È stata bella come mossa, Però ora, come cacchio fai a rimanere... Sì, vabbè, questo rimane pure in piedi. Aspetta, tutto ciò che è verticale qua. La questione è molto verticale. Ti prego, parla. Attenzione, ti pareva. E cadi giù, bello. Basta con questi tentacoli. All'appello manca solo Ursula. Ecco. Solo lei manca l'appello. Dopodiché abbiamo risolto tu. Come ho fatto? No! No! Mi sto salvando. Ciao, la tropina. Facciamo pure paracadutismo.
vabbè. Che fortuna. Pensavo di morirci. Quindi non era necessario andare là sopra. Cioè ci sarei arrivato comunque. Eccolo qua, eh. Ci siamo arrivati ma siamo caduti di nuovo. Incredibile. Non resta che miscelare l'antidoto. È il momento di tornare al laboratorio. Madonna santa, Scorpion. E fatti un po' di fatti tuoi. Cioè già è difficile che mi hai riempito New York di veleno. Che ci rischio pure di finire dentro, madonna. Oh, madonna. No raga, sto proprio raso terra. Oh, adesso non più. Ma sapete com'è, la speranza è l'ultima a morire. Quindi potrei sempre... Non lo so. Ma manca solo Naruto che fa la moltiplicazione del corpo e stati bene. Oh, ti pare. No. Madonna, meno male, madonna. Un'altra volta devo finire nel veleno. Oppure un'altra volta mi deve colpire. Cioè, una volta. Perché fino a mo' non mi ha colpito manco di una virgola. Cioè, sono stato bravissimo a non... A non farmi colpire. Finalmente. E ci mancava solo lì. Ci mancavano solo lì gli svenimenti, ma. Puoi scordartelo! Sei nel mio regno! Sei uguale a Osborne! Vuoi depredare le mie idee! Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua! Ciò che ridevate di me! Tutti quanti alle mie spalle! Mi super. Pensavi che avessi dimenticato? Scorpion! Sei reale! Fermo lì! Ora te lo dimostro. Sì, vabbè, buono. Vabbè, sarò felicissimo di sconfiggere. Certo, sicuramente questa non è... Non ti sconfiggerò nella vita reale, perché questo è tutto un... Bellissima sta cinematica! Bellissima! Veramente mi è piaciuta. Semplice. Sei tu il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto. Ehi, ci sta a fare. Oh, ti pari. Alle spalle, non è leale. Sto deficiente. Ti piacciono i calci, eh? In faccia poi è una delizia, vero? Che gli scimpanzé. Oh! Cioè, quanti sono? Sì, vabbè, tre. Tre? Quattro? Sì, ciao, buonanno. Vabbè, penso che se ne sconfiggo uno, sconfiggo anche gli altri. Certo, allo stesso tempo potrebbe sembrare strano tutto ciò, però... Vabbè, può darsi. Ah, va. Cioè, avevo preso quell'altro, ma io, vabbè. Sì. Vado, ragnatela in faccia allo schermo. Ma va, ho una nuova tuta. Spider-Man inzuppato di veleno. Oh, e tutte ste mazzate. Buonanotte. Giovani, calmo. Vabbè, proprio a mitraglia. Proprio. Metti uno. Oh, e stiamo. Ah, ma quindi devo sconfiggere tutti. Uno dopo l'altro. Ah, ok. Sì, vabbè, ma questo proprio saltano come le scimmie. O i canguri. Preferite i canguri o le scimmie? Secondo me vanno meglio le scimmie, va? Vi sta meglio come immagine, come animale. Altro che gli scorpioni. Sì, come no. Scorpioni, vieni qui, scorpione. Scorpioncello? Ti piacciono i calci in faccia sui denti? Ma questo quando si sforza, cioè, è una cosa. È trapassato! Incredibile! Non te l'aspettavi, caro mio, eh? Ah, e ne manca uno. Giorno. E anche lui è fatto. Non reggo più in piedi. La centrifuga che mi serve. Cerca
le cinematiche di questo gioco sono spettacolari, veramente le adoro. Finalmente, ormai non c'è più tempo, lo sento. Forse ce l'ho fatta. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Beh, ma non un po', parecchio. Molto meglio. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Sono ancora mezzo stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Buon pretesto per uscire di pattuglia. Proprio. Ma questo mi è svenuto davanti, proprio all'improvviso. Dovreste renderli più espliciti. Oh, ce l'ho, un simbolo di ragno. Nah, ci farebbero causa. Ehi, hey, Jay. Senti, avrei una questione etica piuttosto spinosa. Beh, che si può. Passo proprio all'orlo del precipizio. Un altro poi cado. Guarda, guarda, ci manca poco. Vado. Incredibile come stavo veramente cadendo. Cioè, cadeva la torre appresso a me. Comunque, beh, due punti di abilità e posso sbloccare un'altra cosa. Chiamami quando vuoi, Pete. Io ci sono. Poi non so cosa, ma vabbè. Comunque, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Però fatemi parlare, Cioè, devo pur concludere in modo giusto la puntata senza che ci sia nessuno, insomma, senza che ci sia qualcuno sotto che parla sotto di me, appunto. Potrei parlare? Grazie. Vabbè, buonanotte, qua non ci finiamo più. Vabbè, ci vediamo con la prossima puntata. Spero che vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non è ancora fatto. Bella ragazzi. E ancora, basta. Non mi importa niente, abbiamo finito.